Tutte le prelibatezze della corte britannica sono state offerte al presidente statunitense Donald Trump, che è accompagnato dalla moglie Melania in visita ufficiale a Londra. In loro onore si è tenuto un fastoso banchetto a Buckingham Palace. Sono fiduciosa sul fatto che i nostri valori comuni e gli interessi condivisi continueranno a unirci. Stasera celebriamo un'alleanza che ha contribuito a garantire la sicurezza e la prosperità di entrambi i nostri popoli per decenni e che ritengo possa durare per molti anni a venire, ha detto la regina Elisabetta II, rivolgendosi ai suoi ospiti. A nome di tutti gli americani brindo all'amicizia eterna del nostro popolo, alla vitalità delle nostre nazioni e al lungo, amato e veramente straordinario regno di Sua Maestà la Regina, ha risposto Trump. La giornata non è stata solo rose e fiori. Lo scontro c'è col primo cittadino della capitale britannica, Sadiq Khan, che ha dato del fascista al presidente Tycoon. L'ospite ha replicato con una raffica di tweet dell'Air Force One in cui ridicolizza Khan per la sua bassa statura, ma lo definisce anche un perdente. Dopo i colpi a salve dell'artiglieria, Trump si è fatto lecito di rompere un po' il protocollo con atteggiamenti formali non precisamente in sincronia con quelli della regina. Restano comunque speciali le relazioni fra Stati Uniti e Regno Unito, che traggono i legami di amicizia anche dai ricordi delle guerre comuni. Ed è per questo che non poteva mancare l'omaggio della coppia presidenziale americana al Milite Ignoto nella cattedrale di Westminster. Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla hanno accolto il presidente americano e la First Lady Melania nel giardino della Clarence House per il tè del pomeriggio.